30 minuti di derby giocato orgogliosamente con tutti gli alibi sui quali tu non ti sei mai voluto soffermare, poi due time out in due minuti all'inizio dell'ultimo quarto, è lì che è finito tutto. Eh sì, abbiamo cercato di interrompere, ma probabilmente abbiamo spremuto i nostri giocatori troppo e a un certo momento abbiamo avuto questo calo così evidente in questa situazione. Guardavamo anche i minutaggi per giocare contro la Virtus e con questa intensità e questa forza fisica che hanno è molto dispendioso e li abbiamo fatti giocare un po' troppo, ma non c'era alternativa perché non volevamo che scappassero. Fino a lì ci siamo rimasti e abbiamo sbagliato un paio di cose giuste, poi la forza e loro è venuta fuori. Ti chiedo se hai qualche rimpianto per due o tre cose che potevate fare meglio nei primi 30 minuti e se sei deluso dagli ultimi 10 minuti. No, allora, onestamente è logico che potevamo fare qualcosa di meglio, qualche soluzione migliore, fare più qualche tiro libero di più e di tutto. Poi dopo bisogna essere onesti e capire che quando il nostro giocatore si è accesa un po' la lucina rossa e non avevamo molta alternativa sotto questo. Beh, sicuramente abbiamo spremuto al massimo i giocatori che potevano darci qualcosa. Sono contento di Ethan che non doveva giocare, ha fatto due mezzi allenamenti e meno male, non so quanti minuti ha giocato, forse l'ho fatto giocare anche troppo, però in una situazione così gli ho chiesto di fare questi sacrifici. La mia ultimissima cosa, fra due settimane ci sarà una partita importante a Brescia, tu adesso non ci sarai, però come potrai e dovrà lavorare la squadra senza la tua presenza nei prossimi 14 giorni? Beh, sicuramente dobbiamo recuperare un paio di giocatori, recuperare sicuramente al meglio App e probabilmente avendo delle rotazioni un pelo più lunghe è sperabile che riusciamo a gestire meglio i periodi di down. Coach, l'approccio però è stato buono, insomma, da quel punto di vista, rispetto magari anche ad altre partite, l'approccio è stato buono, credo possa mettere anche questo tra le cose positive del match. E ci mancava soltanto che una squadra che perde tanto come perdiamo noi, giochiamo il derby, abbia un approccio negativo. L'approccio l'abbiamo fatto, abbiamo fatto anche delle cose discrete, poi alla fine per colmare questo gap fisico e tecnico che c'è onestamente contro la cosa, noi avremmo dovuto giocare al nostro, diciamo onestamente, con questa squadra al 95%. Probabilmente l'abbiamo fatto solo al 70% e questo contro la Virtus non basta.